Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Phoenix Rising. Bene, andiamo pure, vediamo cosa ci dicono. Da che parte dobbiamo andare, se dentro o di sopra? Penso più di sopra, però vediamo un po'. Ops. Ma che ci sarà di sopra? Sono un po' curioso, scusate, perché se quella è un'altra cosa che dobbiamo fare, la voglio fare. 120, e devo andare di qua per quella lì, ok, questo mi fa piacere, così facciamo intanto altro. Vediamo cosa ci può essere. Oh, hai scoperto l'osservatorio. Interessante. Chi abbia scoperto? Chi è che? Ma basta, gracchioni. Ok. Però ho fatto 50, ho fatto un critico da panico, avevo saltato, ma evidentemente non è bastato. Ok. Ti ho sfraganato, Ok. Se non altro, vero? Mi stanno prendendo le cocomere. Allora, vediamo un po' se riusciamo a capire come entrare qui dentro. Beh, è semplice, no? Siamo entrati. E adesso... Ma ha preso una botta da panico! Dove la devo trasportare sta cosa? Adesso mettiamola qua. Questa... poterla... cercando di capire, lo so che c'è una palla, però questa palla servirà a qualcosa, che per il momento non ho idea di cosa, quindi la lascio lì e vediamo un po' cosa c'è. Ottimo, mi è piaciuto parecchio. Questa facciamo così. Oddio, non l'ho vista brutta. Qui c'è qualcosa. Oh, interessante. E dove esattamente le prende queste cose? Beh, uno di là. Non mi sembra. Se lo tiro si spacca? Non mi sembra esattamente proprio la cosa più leggera che ci sia da queste parti. Ecco, vediamo cosa possiamo fare. Non possiamo neanche immergere qui. Però qui si può entrare. Una cosa mi interessa parecchio. Ok, un po' di lausa che non si vede niente. Vediamo un pochino dove ci ha portato tutto questo. Oh, tu sei giù, però non mi fai andare giù. Posso solo nuotare, va bene. Ho fatto il giro. Tu non è che potresti morire con più palle assurda. Oh, le cazzo tre volte, sta bravo. Dai. No! Accidenti. Perfetto, mi è piaciuta. Di là, accidenti, dai. Oh, fatica. Quindi, ricapitolando, io là non posso fare niente. Ho una palla che non so dove mettere. E tanti posti dove non so dove andare. Un'altra palla. Mentre Phoenix proseguiva il suo viaggio, non poteva fare a meno di chiedersi se un giorno la sua storia sarebbe stata raccontata tra le stelle. Interessante. Quindi una palla va lì. Oh, guardate le rocce piccole, accidenti. Sì, grazie. Hermes dice sempre che le stelle raccontano storie, ma non capisco. È come se io non sapessi leggere. Ok. Te hai rotto un po' i maroni, lo sai? Ok. Ok. Vai. Ah, la cosa ci sono non mi stupisce. Vediamo un po' come potrei fare a prendere queste ali. Così siamo a postolo. Se voglio trovare il pezzo di ala mancante, devo superare questa prova. Non puoi controllare le stelle. Loro controllano te. O almeno così mi ha detto una volta una veggente di nome Clea. Non ti dirò cosa accadde dopo, ma quelle stelle erano brillanti. Ti ha rubato i soldi? Sì, è vero, sì.
ma l'ho trasformata in una bacca di ginepro, quindi alla fine non è stata una brutta serata. Sembra giusto, no? Insomma, chi ruba i soldi a Zeus la paga. Tutti chi rubano i soldi dovevano pagarla, però facciamo finta che Zeus almeno può fare qualcosa. Ma non è che io... No, non c'è verso, vero? Ok, sto cercando inutilmente di capire come salire, però il problema non è neanche quello, perché io posso sempre far così e non me lo fa fare. Questi enigmi. C'è una porta e c'è un modo per salire qui sopra. Ok, c'è un modo per... Sì, però non ho capito dove cazzo devo andare. Allora, fatemi capire una cosa. A cosa dovrei sparare per riuscire ad aprire questa cosa? Allora, facciamo una provola, perché finché non provo, non so. Ovviamente ho preso l'unico posto dove lo devo prendere. Vediamo. Accidenti a me. Non lo so, ragazzi, penso che non ci sia proprio niente da poter fare, però se riuscissi a in qualche modo far entrare la palla lì dentro, specie da polo, tiro caricato e viene premuto. Non si muove. Sono abbastanza sicuro che sia una cosa molto facile, però non ho ancora capito bene come fare in modo... Perché di palle qui ce ne sono due. Vabbè, faccio un giro e vi faccio sapere. Ok, sono salito sul tetto e ho visto che c'era qualcosa. Vorrei tanto vedere cosa fosse questa cosa. Sì, così. Ah, lattante. Oh. Cazzo. Oh, cazzo. Ok. Vediamo un pochino. Forse ho capito. Certo che è stato bravo, cioè, ma cacate così non sono da tutti i giorni. Ovviamente ho preso la parte sbagliata. Sto cercando ancora di capire se sono io che sono un pirla o sono incredibilmente fortunato a colpire sempre lo stesso punto. Ok, non ci riesco. Ci sia un punto rialzato migliore? Questo? Se è proprio a pelo di coso è proprio un casino. Vediamo se trovo qualcosa di più adatto. Mi chiedo se debba stare qui. È impossibile farcela perché è troppo lento. Fatemi vedere. E questo è sempre poco, ma poco fatto. Quindi non devo fare questo. C'è qualcosa da premere. Lo sapete che non ho capito, però pirla quello che volete, ma non ho capito dove devo andare e cosa devo fare. Allora, ho capito, qui c'è lo scrigno. Come aprire sto posto non mi è tanto chiaro. Ok, grazie, fammi vedere, possibilmente sali, non sali. Qui non ti fa entrare e io non ho capito un cazzo. Sono tanto felice, sono tanto contento. Vabbè, ci vediamo dopo. Allora, scusatemi, ecco, mi sono informato perché non riuscivo proprio a capire, a comprendere dove dovessi andare ed era proprio qua, ma va a cacare. Eccoci qui. Perfetto, ho fatto schifo. Vabbè, comunque abbiamo capito, ci ho messo un po'.
dovuto cercare una guida perché non riuscivo proprio a comprendere. E continua a prendere il palo, è incredibile. Santa miseria, cominciamo ad andare un po' più su e poi un po' più giù. Madonna, come va? Oh, ce l'aveva fatta. Alleluia, alleluia. Apri. Perfetto. Oddio, un altro emo, vediamo com'è. Perché continua a mandarmi qua, me lo spiegate? Va bene, elmo. Cosa fa quest'elmo? 10% con la spada, per il momento lo prenderei. Se lo scudo di Atene, lo scudo. La spada di Atene. L'elmo di Atene. Ce la farò, eh. Poi, l'altra cosa che avevo voluto, fare era, che adesso non ricordo neanche più dov'era, quello che avevamo incontrato prima, se vi ricordate, che non ricordo neanche più dov'è, dei tre, ma lì c'è qualcosa, come si fa a non andare lì? Adesso me lo dovete spiegare, se io ce la farò mai, andare lì, probabilmente sì. Oh, non è morto. Miracolo. Andiamo. Spacchiamo tutto. Che bella coscia. Eccoci qua. Perfetto. Perché dicevo che qua c'era un'altra scrigno leggendario, epico, come lo vogliamo chiamare. Questo è sott'acqua. Poi lo faremo. Ce ne sono tanti. Vediamo se riesco a trovarne uno. Va bene, dai, facciamo così. Corriamo e andiamo a vedere questo qui dov'è. Cioè sappiamo già dov'è. Oh cavolo. Però non ho capito bene come fare. Cioè ho capito come fare. Ci andavano tre pesi piuma. Però i capi di pesi piuma non li trovavo. E poi ho capito vedendo un video che non c'entrava niente con questo. Però ho capito lo stesso che forse le rocce le possiamo rompere. Non è una cosa da poco. Scusate. Speriamo di farcela. Ce la fai? No, era di qua che dovevi andare, grazie. Perfettico. Se io facessi, chiedo, una cosa del tipo, ti metto un attimo qua, e poi facessi così, non succede un cazzo, vero? Ok, succede. Quindi ne ha fatti due, beh, meglio di un calcio nelle palle sicuramente. Quindi uno lo mettiamo qua. C'è l'altro, lo prendiamo, lo mettiamo qua. Poi da qualche parte. Ah, ma ce n'è un altro qui a posto. Dicevo, ce n'era un altro. No, aspetti un attimo, va. Mi scordo sempre come si fa così. Ok, e abbiamo fatto. Credo. Il che? Vediamo un po'. Oh, siamo entrati. Perfettico. Vediamo cosa c'è. E anche questa è fatta. Un'altra maschera, quante ce ne danno di maschere? 40% di danni per 6 secondi quando stordisce il nemico. Beh, non è male la cosa, perché 40% in più è quasi la metà in più per 6 secondi. E io ne do di sebelle con la spada per 6 secondi. Sarebbe interessante, però dovevi switchare, non so se si può, switchare mano a mano. Vedremo. Allora, vediamo un po' intanto. Questo lo possiamo togliere. Togliere. Ce n'è un altro ancora qua. Da che parte? Di là. Ma ce n'è anche un altro qua a 46 metri. Interessante. Non so se ce la farò, probabilmente no. Mamma mia, ragazzo mio, hai una resistenza da panico proprio. Nel senso che fa schifo, ragazza mia. Eccoci qua. Ok. Allora, 51 metri ancora più in alto. Perfetto, grazie, sali. Più in alto. Ok. Più in alto. Che c'è lì sopra? Non so, chiedo, Dubito che si possa andare qui adesso. Allora, a meno che non riesco a salirci. Oh, benissimo, è stato facile. Vai. Mi hai dato un'altra attrezzatura. E continua a darmi qua. Vabbè. Un'altra attrezzatura, dicevo, che è qua. Ed è questa. 30% di difesa del menu. Una è segmenti di resistenza.
Ah, questa dà salute in più. Resistenza non è che mi farebbe schifo, eh. Insomma, intendiamoci. C'è un po' una sega ultimamente, la signorina qui. Ok, ecco, questa è andata. Quindi cosa è rimasto alla fine dei conti? È rimasto questo. E questi, vabbè, questi. Cos'è quella luna qui? Schigno notturno, che figata. Mi piace tanto sta cosa. Questo qui si fa sott'acqua, non è difficile, però non vorrei distogliermi dalla missione principale che mi piacerebbe fare, che è qua. Se io mi butto farò una fine veramente tragica e orrenda. Ok. Tragica e orrenda. Oh, funghetti. Quanti funghetti. Ok. Nel blu dipinto di blu. Ok. Prendili, grazie, gentila. Perfetto. Allora, stavamo dicendo, come risolvo la questione della palla qui? Della palla qui. Come la risolvo? Interessante il quesito che mi sono posto. Ne ho un altro di più di segmento. Ah sì, ne ho un altro di più di segmento. Mi piacerebbe sapere come risolverla questa cosa. Allora, vediamo un po'. Forse è più facile di quello che pensi. Ma questo si potrà rompere. Sali però. No, non penso sia così semplice che questo si rompa, insomma, per capirci. Lo so che... Eccolo qui, vedete che era facile? A tempo. E a te... Beh, non è difficile se è a tempo, dai, si fa. Ok, l'importante è capirci. Ok. Ottimo. Questa la prendiamo. La mettiamo un attimo qua. Perfetto. Questa la prendiamo. E la spostiamo. Di qua. Che cazzo faccio? Ok, ho capito tutto. Quindi prendiamo anche questa. Mettiamo qua. Facciamo così. E abbiamo a disposizione due palle. Vedete, sta così un po'. Bigo, però insomma, sì, che dobbiamo portarle di sotto, vero? Toglietevi che non vedo un cazzo. Lì dobbiamo portarle. No, la palla, porca vacca, questa non ci voleva. E come la prendo, la porto adesso qua? Porca miseria, certo che c'è il pulsante per mirare lo stesso che per tirare, vaffanculo, sei proprio stronzo. Vabbè, dai, mi esco dalla situazione, ci vediamo dopo. Eccomi qua, ci sono, adesso la metterò qua dove va davanti, poi vado a prendere l'ultima palla e siamo a posto, abbiamo risolto anche quel problema. Quindi era di qua, la prendiamo e abbiamo risolto tutti i problemi. Ok, andiamo un po' a discendere e andare. Mi fai passare, grazie, molto gentilo. Eravamo due passi, ma d'altronde che ci volete fare? Allora, dove va? Va circa qua. Ne manca un'altra che non ho visto. Vediamo un po' che sia qui. Esatto, è qua. Allora, come si fa questa cosa? Sembrerebbe una cosa abbastanza semplice. Ok. Perfetto. Ah, ma tutto qua? Miseria. Mi pensavo chissà cosa io. Ho detto, ma sarà difficile, devo fare prima uno, poi l'altro, poi insieme, ma non si capisce un cazzo. E invece era una cacata atomica. Ok, andiamo pure. È questo qua. Perfetto. Vai. Seria, cosa mi darà mai? Ah, la moneta. Tutto questo per una moneta. Però c'è qualcosa che non mi torna. Ah, ok. Ci siamo adesso. Benvenuto nell'isola d'oro.
in ricordo del mio più grande successo e del mio più orribile fallimento. Possano gli dèi accettare la mia offerta e possa io rivederti, Icaro. Sono le ali del grande Dedalo. Deve essere stato lui a costruire anche tutto il resto qui. Tutti questi templi. Non posso neanche immaginare cosa significhi perdere un figlio in quel modo. Il pezzo di ala è stato recuperato e il vaso di Eolo preso dal Tartaro. Ora devo andare dallo sconosciuto in cima all'osservatorio. Cavoli, interessante. Vediamo se volo. Cosa? Non ho ucciso io, Icaro. È stata colpa delle ali difettose di Dedalo. E dov'è Dedalo ora? Capisco. Silenzio. Sono sicuro che Fenix lo scoprirà. Prima o poi. Sembrerebbe che non possa volare ancora. Quindi mi diranno loro come fare. Quindi devo andare semplicemente... Scendi. Semplicemente lassù per farci spiegare il tutto. Quindi lo faremo sicuramente nel prossimo episodio. Ragazzi, come al solito vi invito, lasciate un like, un commento se vi piace la serie, di farmi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do un saluto a Shiva. Ciao ciao.